Quest'anno ci sono delle cose simili, come ad esempio il fatto che anche in quest'anno io porto una canzone che sento particolarmente mia, con un messaggio che nasce indipendentemente dal fatto che sarebbe poi finita al festival. E quindi ecco, questo è un qualcosa che ha in comune quello che sto facendo quest'anno in confronto appunto con quello che ho fatto l'altro anno. Sicuramente però è un po' una montagna russa della voce e delle parole quello che ho portato a questo giro, e quindi ecco, l'emozione è tanta e la concentrazione è, insomma, deve essere tanta per poter arrivare poi alla fine del pezzo. Eden sì, è una canzone che parla di scelte, la mela che è il simbolo che ho utilizzato per appunto fare tutti i riferimenti che faccio e arrivare fino al giorno d'oggi in cui un'altra grande scelta dobbiamo fare come umanità. Beh, la scelta, una delle scelte più importanti che ho fatto è sicuramente quella del rap, il rap che ho studiato effettivamente da quando ho finito di studiare a scuola. È la cosa che poi ho studiato più di tutte. Io non ho fatto l'università, nonostante in un certo senso mi piace studiare, però ho continuato a studiare indipendentemente da tutto, e una delle cose che ho studiato più di tutte è proprio la parola. Ci ho passato nottate, giornate, anche semplicemente dietro a una sola parola, e questo mi ha fatto scoprire il mistero che si cela dietro la realtà che ci circonda, dentro ognuno di noi. E credo appunto che la scelta più importante che ho fatto è quella appunto di studiare la parola. Sì, quando io ho fatto Segui Me avevo 15 anni, ora ne ho 30, e se il rap fosse un bambino inizierebbe a rappare quest'anno e farebbe il suo Segui Me proprio quest'anno. Forse non è un caso che sono al Festival di Sanremo. Quando ho iniziato io era completamente ovviamente diverso. Le cose si facevano per un motivo che andava anche oltre il riconoscimento degli altri, anche perché ce n'era veramente poco, e diciamo la crescita del proprio egocentrismo, anche perché non ci poteva essere, e se c'era era comunque in una maniera completamente diversa, non c'erano i mezzi per poterlo troppo gonfiare, come oggi che tutto è un po' sui social ed è tutto molto incentrato sull'individualismo. La cosa che c'era 15 anni fa era un senso di comunità molto maggiore, di aggregazione. Il rap serviva per stare a contatto anche in dei luoghi magari isolati, sia della città sia dei locali che magari erano davvero quasi sottoterra. Le gare di freestyle, nonostante ci si insultava con le rime, in realtà era un modo per poi diciamo sfogare un certo tipo di rabbia, un po' come nella box, perché alla fine della gara poi ci si abbracciava. Ricordo che dissing, le ricordo bene. Esatto, esatto, ma questa è una cosa che si fa nel rap, ma ecco, se c'è una cosa che forse il rap ha in comune con l'Italia è che anche in Italia i contadini toscani in epoche precedenti facevano delle sfide con le rime e magari ecco scappavano pure, diciamo, delle parole pesanti, come a, se pensiamo alla cultura occidentale, gli aedi dell'antica Grecia e così via. Comunque fondamentalmente quello che è cambiato oggi è che un po' si è perso quello spirito di aggregazione, quella voglia di stare insieme, e soprattutto a volte si confondono i motivi per i quali si fa un qualcosa di creativo. Si è un po' smesso di pensare, sempre di più abbiamo smesso di pensare al motivo per il quale si fanno le cose creative, al fuoco primario e a quello che si vuole dire, per lasciare spazio a un individualismo che a volte può essere un po' nocivo e, come dici tu, a volte crea un paradosso. Espone a un rischio commerciale di strumentalizzazione non indifferente, secondo me. Sì, purtroppo sì, ma credo che abbia anche dei lati positivi questo il fatto che il rap è molto più divulgato e molto più compreso, perché comunque lascia la possibilità anche a alternative, a cose alternative, e magari che non pensano soltanto a appunto a fare quello che un po' la corrente dice di fare.